Io e la mia morosa siamo andati a fare la spesa, abbiamo portato della roba, lei mi aveva detto che qua avrebbero raccolto del cibi e altre cose varie che avrebbero portato i terremotati, quindi siamo andati a fare la spesa e stamattina l'ho portato qua. Abbiamo preso un po' di tutto, cibi in scatola, biscotti omogeneizzati, roba per igiene personale, tovaglioli, biscotti, qualsiasi cosa penso che possa essere utile, acqua. In macchina insieme a te, tua madre, che schiva nei confronti delle telecamere, tante volte fare solidarietà vuol dire anche non voler apparire, proprio per poter continuare a dare. Sì, beh, sicuramente lei è venuta qua con me, beh, mi ha aiutato, insomma, a lei non piace molto aprire in telecamera in generale, quindi. Voi state preparando gli scatoloni dove verrà messa, gli scatoloni dove verranno messe il rifornimento dei materiali che ci portano, scatolame, roba per bambini, poi tutto quello che ci viene portato si smista e si mette qui dentro gli scatoloni. Quanti cartoni? Ma non sappiamo, adesso vediamo in base alla roba che arriva. Così è arrivato salame lambrusco. Pasta e cracker vanno bene. Ieri pomeriggio e stamattina abbiamo fatto due multiple di Roma. Non una macchina normale, due multiple. Poi chi siete? Ponde, Circolo Arci, Pablo Neruda, Cadè. Sì, gli ho fatto la camminata questa mattina, questi sono tutti i premi che i partecipanti non hanno ritirato. Perciò li hanno destinati qua e noi qua li abbiamo portati. Dove lo vuoi? Al 5. Scusate, che bello! Sì, ma non è messo in cartone, basta. Alcuni li hanno messi su. Io? Della pasta ce n'è ancora lì. Aspetta, come hai detto qui? La pasta, pasta. Sì, pomodoro, biscotti. Lasciate stare, le chiudete, così li carichiamo veloci perché non so se la gente è terrorizzata, scappa di qua, di là, i problemi psicologici sono enormi, infatti la protezione civile lavora anche da questo punto di vista, perché oltre al danno delle strutture abbiamo un danno fisico.
soprattutto mentale, il terrore, la paura e tutto il resto, insomma. Cittadini, sì. Persone, bello, voglio dire, normali, non organizzazioni. Vieni a casa mia, eh? No, va su tu, quello lì, Luca. Infatti. Senti, ma in base a quale criterio state riempendo i furgoni? Stiamo dividendo la roba in base alle categorie. Pasta con la pasta, scatolame con scatolame, vestiti con vestiti. Chi è il titolare di questo furgoncino? No, io sono dipendente dell'azienda. Ecco, di che azienda stiamo parlando? Casa di spedizioni Ferrari e Zanni. Scandiano. Pasta. Pasta. L'altro vino è qua. Qua, qua. Ma di base. Salame, salame, sì, allora, tanto salame. Questo camion, guardate, anche il mangime per gli animali. Non manca niente. Si pensa a tutto. I giochi per i bambini. Che ha voglia di andare a Carpi subito e lo carichiamo al volo. Ma quello là però, perché sei però c'è da caricarlo con la roba che c'è sito qua al volo. Possiamo andare noi così almeno siamo da soli, faccio qualcosa, carichiamo sto benedetto. Dai, carichiamo, ragazzi, carichiamo il suo e andiamo e mandiamolo a Carpi. Dov'è il suo? Allora gli serve pannoloni per anziani, per bambini, carta igienica, disinfettanti. Anche per persona e anche per ambienti, dobbiamo scaricare. Scottex, carta, fornelli, intimo, sì, ma se mi ascoltate, intimo, assorbenti, fazzoletti, vestiti e roba per bambini. Un po' di mangiare, poco, e qualche vestito magari per i bimbi. Anche mangiare per i bambini, sì, un paio di scatole. Ok, va bene, ci organizziamo. È già arrivata la prima richiesta da Carpi. Da Carpi hanno bisogno di generi alimentari e pannolini per i bambini. Ecco, lo stanno caricando. Avete bisogno di segnare della roba che state caricando? Vi serve un block notes, qualcosa? Sì, sì, dai. Ma tanto perché noi abbiamo la lista che ci hanno detto. Però ha detto che così sapete quanta ne lasciate giù. Perfetto. Pannoli. Che se non ne serve, ne serve. Ah, ok, vuoi che segni? Grazie. Arriva un'altra famiglia, bagagliaio carico, c'è di tutto, tanti pannolini per i bambini, più piccolini. Sono famiglie normali, vedete, persone che questa mattina si sono svegliate, hanno fatto la spesa, ma non per la propria casa, per la propria famiglia, ma per venire qui in via Gallinari e distribuire tutto quello che hanno comprato. Senti, sai cosa manca qua? Dimmi, guarda qua, i pannoloni per i bambini, per i nonni che sono sul furgone 3, li è andato a prendere. Sì, disinfettanti. Questi qua sono i pannoloni. Dei pannoloni. Okay. Sì, sì, è un'urgenza che stiamo portando a Carpi, che ci hanno telefonato e richiesto alimenti per bambini, igiene intima, assorbenti, pannolini per bimbi e per i nonni, diciamo così. Ok. Igiene personale. Ok. E i disinfettanti per, sai, tipo l'isoformio. Esatto. Prova a vedere dove sei. Okay. Ah, perfetto. È una catena umana.
La roba passa dalle braccia di una persona, dalle mani di uno a quelle dell'altro, un continuo. È la catena umana della solidarietà. Ragazzi, la parte comincia l'Europeo, andiamo verso la Spagna. Secondo me abbiamo caricato anche un po' di più. Se ti capita un'altra urgenza, mentre noi siamo in giro, mi dici, Barbara, vai a Pinco Pallo, hai della roba, cioè, hai capito? Che se viva, sai, tutta quella igiene personale. Sì. Ma novi di Modena, Arco. Avete riso lì su? No, non gli serve. Il riso va lì sopra, secondo me. Lo so che dovrebbe andare a Si esce da là? Mezzo sta per giungere a destinazione. Siamo giunti a destinazione. È un magazzino.